La quarantena ha sicuramente amplificato i miei sogni. Un bel sogno che ricordo è la nostra famiglia in viaggio verso il mare per arrivare nella nostra casa d'estate. Sogno spesso il mare in tempesta e di tornare a scuola e di colpo chiedermi: ma sono preparata per gli esami? Da bambina fino ad oggi i sogni sono stati il mio cibo, la mia salvezza in un certo senso. Ricordo i tragitti che facevo con mia nonna quando andavo a casa delle mie cugine ogni pomeriggio. Io camminavo sempre un po' distante da lei e nella mia testa succedevano delle cose fantastiche. Sogno spesso che i miei bambini mi chiamano perché hanno bisogno di me. Ho scoperto che divento mamma per la seconda volta, quindi sicuramente i miei sogni sono cambiati. Una curiosità che ho da sempre, fin quando i miei figli sono venuti al mondo, è quella di sapere che uomini, che esseri umani sarebbero diventati. Saprò amare allo stesso modo un altro bimbo? Come donna mi chiedo, è una cosa che saprò fare anch'io? La cosa più importante che sogno per i miei figli è che la vita gli conceda proprio di poter seguire i loro sogni. Che trovi qualcuno da amare e che ricambi il suo amore. Ma vorrei pure che coltivasse la sua parte eccentrica. Sono mamma da poco più di un mese. È incredibile come una piccola vita di pochi giorni abbia in potenza davanti a sé tutta una vita e quindi tutta una serie di scelte. E spero, se lo vorranno ovviamente, che diventino mamme a loro volta, perché diventare mamme è la gioia più grande che si possa provare e l'amore più grande che si possa dare e ricevere nella vita. Mi rendo conto che quello che sogno per lei sono le stesse cose che sogno anche per me. Sogno mia figlia che cade e io che corro per prenderla al volo. L'interpretazione del mio sogno è molto semplice ed è nel concetto stesso di essere mamma. C'è la paura, c'è l'ansia, c'è la corsa e c'è la felicità finale e l'amore. Spero che non abbiate sentito il respiro della bambina che è qui incollata a me, se no non riuscivo a fare questa registrazione.